sento di rispondere che la priorità possa essere la gestione del dato. Questa gestione del dato può essere declinata secondo due punti di vista diversi. Il primo punto di vista è una gestione infrastrutturale del dato, ovvero l'abilitazione di dispositivi connessi farà in modo che il numero di dati a disposizione e il volume di tali dati crescerà in maniera esponenziale. A tal fine bisogna essere pronti per poter gestire l'ingestion, il salvataggio e il processamento di un volume molto elevato di dati. Il secondo punto di vista è un approccio di tipo informativo, ovvero una volta che il dato è a disposizione, bisogna essere in grado di estrarre le informazioni di tale dato, quindi applicare degli analytics sui dati che ho storato. Per entrambi i punti di vista, l'abilitazione di una piattaforma di Big Data risulta un elemento fondamentale per poter estrarre l'informazione e il valore aggiunto che i dati dei dispositivi connessi mettono a disposizione delle aziende. Information technology e operation technology sono funzioni aziendali che storicamente nascono con obiettivi diversi, utilizzando tecnologie diverse e con problematiche diverse. Il modo per far convergere in maniera ottima questi due tipi di figure risulta essere una capacità di rinnovare entrambe le competenze. Questo tipo di rinnovamento passa dal trasferire competenze di business, che poi sono gli elementi che possono portare l'innovazione di processo verso l'IT, e allo stesso tempo trasferendo le competenze IT verso il business. Questo risulta essere il modo più efficace per far sì che questo merge possa portare un vero valore aggiunto per l'azienda. Il solo salvataggio di questo dato, senza poi trarne l'effettivo valore aggiunto da un'analisi, risulta essere estremamente limitante. Non chiedetevi quindi cosa potete fare voi per i dati, ma cosa possono fare i dati per voi.